questi testi antichi sono dei manuali, sono delle istruzioni, cioè sono formule precise, indicazioni non così razionali, che ti insegnano a fare quello che è descritto. È descritta la creazione del mondo e lì, nella descrizione, impari a creare il mondo. Cioè, impari cosa fai tu durante la giornata, ogni giorno, per creare il mondo circostante e come intervenire sulla tua creazione del mondo. Davvero, davvero, vedrete, passo passo, sono 7 giorni, con alcune istruzioni intorno, vedete come si fa. Però sono tappe dell'attività della nostra psiche, della nostra mente, dei nostri sentimenti, che danno forma alla realtà intorno. Voi sapete che ognuno di voi vive nel suo mondo, no? Ognuno. Anche adesso, ognuno di voi qui è dentro il suo mondo, ascolta me, ma quello che ascolta di me lo decide lui, no? E non so, il verde che vede lei non è il verde che vede lui, per intenderci. E ognuno è dentro il suo mondo. Questo mondo non esiste di per sé, questo mondo lo facciamo noi. Se impari a capire cosa succede mentre lo fai, lo puoi fare diverso. La capacità di creare si può estendere dal mondo intorno, che serve da sfondo, alle singole cose. Per cui questo diventa un corso sulla creazione e anche un corso, diciamo, se volete, di creatività. Però nel senso più ambizioso, più assoluto del termine. Quindi non è che sia una cosa urgente da raccontare agli altri. Tientela per te, impara quest'arte, mettila da parte, usala spesso, non raccontarla in giro. No? D'altra parte le cose servono a essere usate, non a essere dette. Capito? Questo è un po' il sistema. Pensa se ci fosse una religione che dice questo, cioè metterebbe in mano alla gente dei poteri tremendi, che è quello che abbiamo intenzione di fare noi oggi.